buonasera. Siamo al Pala Vesuvio di Ponticelli, terz'ultimo turno della cosiddetta fase ad orologio. La Record Cucine Napoli affronta questa sera Fabriano. Ecco, mentre dalla regia ci mandano in sovrimpressione le formazioni delle squadre: Stefano Raiola, Gennaro Lubrano, Charles Smith, Domenico Morena, Damiano Faggiano. Stiamo parlando della Record Cucine Napoli. Gli altri 5 giocatori sono Marcaccini, Vella, Lulli, Hamilton e Semprini. L'allenatore è Carmenati. Vediamo i 10 giocatori a disposizione di Bucci, mentre le immagini si riferiscono al salto a 2. Ecco, in sovraimpressione Massimo Gattoni, Rodney Morrow, Graziano Cavazzon, Allen. Poi abbiamo ancora Bonsignori, Londero, Carrera e Pace Mannion. Allenatore Alberto Bucci. Gli arbitri di questa partita sono, vediamo, c'è il primo tentativo a canestro non riuscito da parte di Napoli, e quindi Gattoni. Vediamo questo attacco di Fabriano, quindi Gattoni, Benini, poi prova da fuori Allen e realizza. È la prima bomba della partita, 3 punti dunque per la formazione ospite. Diciamo che stasera, eccolo Hamilton era in forza nella sua partecipazione a questa gara, è stato colpito da un attacco influenzale proprio ieri, opera d'anticipo Raiola, e quindi rimessa da fondo campo per Fabriano. 3-0 dunque, un minuto di gioco del primo tempo. Il numero 5 è Morro, cannoniere della Serie 2. Ancora riprova Allen, 5 punti per Allen. Massimo Antonelli accanto a noi, dunque comincia nel peggiore dei modi questa partita. Napoli affronta una grossa formazione questa sera. Sì, Fabriano non rispecchia, il talento di Fabriano è superiore al punteggio in classifica che si ritrova in questo momento. 22 punti sono pochi, stanno un po' 24 punti sono pochi, stanno un po' stretti a Fabriano. Ha cominciato bene. Allen ha fatto subito 2 canestri, una bomba da 3, un canestro in penetrazione. Ha mostrato subito una buona concentrazione. Su di lui è Mimmo Morena, che forse fa fatica a difendere su questo giocatore che gioca molto distante dal canestro. Ecco, un buon assist intanto di Morena. Speriamo, ecco, che un buon rimbalzo anche di Hamilton. Bomba di Raiola. 3 punti di Raiola dunque, 5-3. Allora vediamo. In campo per la formazione allenata da Alberto Bucci, numero 4 ora in palleggio Gattoni, il numero 11 è Bonsignori, il numero 10 è Benini, quindi c'è la stoppata ora di Hamilton, poi c'è Morrow, questi sono i 5 giocatori messi in campo dalla... c'è un fallo di Gattoni, è il primo fallo di Gattoni, è il primo fallo della gara. Napoli ha in campo Smith, Raiola, Lulli, poi Mimmo Morena, Hamilton, abbiamo detto di Smith, Charles Smith, ecco Lulli, c'è un errore e quindi non c'è di... sbaglia clamorosamente Gattoni, un canestro già fatto. Raiola, seconda bomba di Raiola, 2-2, inquadrato il general manager, è inquadrato anche la nostra postazione, dunque accanto a noi Massimo Antonelli. 3 minuti di gioco, fuori e
tiro da tre che va a bersaglio, è di Benini, quindi 8-6 il punteggio, 16-57 da giocare. Smith in attacco, mi pare che ci sia una difesa a zona da parte di Fabriano. Eh sì, una difesa abbastanza larga, Mimmo. Ho visto che hanno abbastanza paura anche dei tiratori, credo ci saranno dei diversi passaggi al centro, ai pivot da poter fare. La partita strana, già incominciata con tre bombe, bellissimo canestro intanto di Hamilton da sotto. Su 16 punti, 9 punti sono già stati fatti da bombe e quindi si presenta una partita molto, molto interessante, con una concentrazione forse proprio sul tiro dimostrata fino a questo momento. C'è ancora uno sfondamento, forse Benini, il fallo è di Benini, secondo sfondamento, e Sardella che l'ha fischiato, sta arbitrando insieme a Pasetto che ha un fischietto con anni e anni di esperienza, stavamo dicendo, Massimo Pasetto, anni di esperienza per Pasetto. Ah sì, insomma, abbiamo un po' di esperienza in campo, forse quella che occorrerebbe magari anche alla nostra squadra per poterne venire fuori da questo momento un po' grigio, purtroppo veramente un po' grigio, tre sconfitte di seguito, non ce l'aspettavamo. Però questo inizio speriamo che si parta in una controtendenza. Ci sono stati una buona distribuzione già dei canestri, 6 punti di Raiola, un canestro di Hamilton, un buon canestro adesso di Morena. Speriamo che la partita vada sui binari giusti. Quindi 11-8 il punteggio a favore della squadra di casa. Vediamo l'attacco di Fabriano, si arrabbia Bucci. Servito è Benini, da Benini al numero 5 Morrow, eccolo Morrow, arresto, tiro di Morrow, e c'è un autocanestro di Hamilton, ci sembra, dovrebbe essere stato autocanestro di Hamilton. Comunque bisogna dare a Morrow i due punti. Smith sempre attacco alla zona di Fabriano. Ecco, c'è Raiola che può tentare il tris, non riesce, e quindi c'è questo contropiede. Gattoni, bel canestro messo a segno da Allen, quindi 7 punti di Allen, miglior realizzatore sinora, seguito da Raiola con 6 punti, 12-11, ripassata in vantaggio la formazione di Fabriano. Hamilton, c'è uno sfondamento fischiato a Morena, primo fallo di Mimmo Morena. Quattordici e 18 da giocare, in postazione offensiva Gattoni. Su Gattoni c'è Smith, Lulli che ha la 250esima partita in Serie A, è su Benini. Recuperano i napoletani, è stato bravo Hamilton prima e poi Raiola. Ecco Lulli, sbagliato il tiro, ma c'è il tap-in di Hamilton, 4 punti di Hamilton, quindi 13-12, si fanno sentire pure i tifosi, non sono numerosi, ma si fanno sentire per incitare la loro squadra. Morrow, su di lui c'è Raiola, Morrow un'ira di Dio, Massimo. Eh sì, è un ottimo giocatore, ha dei buonissimi fondamentali, sia penetrazione che tiro da fuori. Adesso ecco, proprio si è avvicinato al canestro, si è elevato, e Raiola, nonostante sia un buonissimo difensore e anche un buon saltatore, non è arrivato, insomma, lì in cielo è arrivato in questo momento Morrow. Stavamo vedendo prima che sono stati già fischiati 3 falli di sfondamento in attacco, gli arbitri stanno molto proteggendo la difesa in questo momento, non si può prendere posizione forzando e facendo gioco sull'avversario, quindi bisogna giocare un po' più puliti, altrimenti verranno fischiati falli. Palla recuperata di Morrò con un contropiede, errore di Morrò. Secondo canestro già fatto, sbagliato da Fabriano, ora Smith ci prova, sbaglia anche lui. Vediamo, c'è una infrazione di passi fischiata da Sardella, quindi pallone ritorna a Fabriano, imposta l'azione offensiva Gattoni.
Bertoni chiama lo schema su di lui, c'è Smith. Non sbaglia Morrow, ottimo il suggerimento sotto per Morrow. Quindi Smith. Vediamo Raiola e passaggio lob per Hamilton che subisce fallo da buon signore, quindi andrà in lunetta. Hamilton, c'è un cambio. Esce Mimmo Morena ed entra Renzo Semprini. Quindi Hamilton ha due tiri a disposizione. Sono stati giocati 7 minuti del primo tempo. Dicevamo terz'ultimo turno della cosiddetta fase ad orologio, poi cominceranno i playoff. Hamilton, secondo tentativo, ha realizzato sinora 4 punti. Quindi il punteggio è sempre fermo su 16 a 13 per la squadra che attacca. Gattoni. E quindi Morrow, ottimo l'assist di Morrow per Bonsignore, che però sbaglia. Fabriano ha sbagliato almeno 3 tiri già fatti. Ora è entrato Semprini e ha messo a segno una tripla dunque. È da due, sì. Abbiamo seguito le indicazioni degli arbitri, quindi 16 Fabriano, 15 record cucine Napoli. Morra porta avanti palla in lotta con Raiola, quindi Bonsignori, Allen, ottimo l'assist per Bonsignori, bella giocata in attacco di Fabriano che allunga, 3 punti di vantaggio ora, 18 a 15 il punteggio, 8 minuti di gioco. Smith in postazione offensiva e poi Hamilton che prende l'iniziativa, però perde il pallone, quindi riparte Fabriano, Morrow e quindi Gattoni. Benini e quindi ancora Gattoni. 13 secondi per concludere l'azione, Gattoni si fa vedere, riceve Morrow. Vediamo che cosa inventa Morrow. Subisce fallo da Raiola, il primo fallo di Raiola, il secondo fallo di squadra per la record cucina Napoli. Due i cambi comandati da Alberto Bucci, Flavio Carrera e Pace Manion, 40 anni. Eh sì, Mimmo, è entrata proprio l'esperienza in questo momento, credo che loro due insieme verranno intorno ai 75-76 anni. Manion è stato americano di Cantù con grande successo, grande vittoria al suo attivo, anche gli anni d'oro di Cantù, insomma, ha contribuito a lanciare questa squadra proprio a livello internazionale. Carrera non si discute, è un giocatore che è stato anche lui nazionale italiano, ha giocato e militato tantissimi anni nella Virtus Bologna, dove, se non mi sbaglio, Carrera dovrebbe essere livornese, dove è cresciuto e poi naturalmente ha finito la sua maturazione a Bologna. È stato tantissimi anni, è stato un pivot che ha dato grosso sostegno sia in difesa che in attacco, eccelle soprattutto in difesa, sul proprio uomo e sull'aiuto ai compagni. È un eccezionale nel chiudere le penetrazioni avversarie prendendo sfondamento. Speriamo che non succeda per Napoli cose del genere. Vediamo Renzo Semprini, infrazione di passi, quindi canestro non valido, dice Sardella, e quindi il pallone ritorna alla formazione ospite, sempre Gattoni a impostare l'azione offensiva. C'è Smith che tenta di contrastarlo, su Pace Manion c'è Hamilton, bella questa
su errore di Pace Bennion hanno approfittato i napoletani, quindi Gianluca Lulli, primi due punti, Gattoni, quindi Allen, c'è Semprini su di lui, prova Allen indietreggiando, non ha fortuna, e quindi Smith, Gianluca Lulli per Raiola, su Raiola c'è Morrow, questo è Lulli tenta l'entrata in sottomano, sbagliatissimo il tiro, e Smith non può far nulla per fermare Gattoni, primi due punti per Gattoni, Fabriano in avanti di tre punti, inquadrato in Raiola, lo scambio con Gianluca Lulli, quindi ancora Raiola sul quale opera, vediamo Renzo Semprini, sbaglia, poi recupera, poi tira, poi subisce fallo da Allen probabilmente, vediamo, sì è così, Allen, fallo di Allen, due tiri liberi, c'è un time out, nella nostra postazione c'è pure il general manager della formazione napoletana. Allora, beh, una partita molto equilibrata come ci aspettavamo, ancora difficile fare una previsione, mi aspetto qualcosa di più da Smith che ancora non è riuscito ad ingranare, Hamilton nonostante l'influenza che lo ha colpito ieri devo dire che sta facendo il suo dovere, comunque vediamo più avanti come andrà a finire. Punteggio dunque a 9 minuti e 21 secondi dalla conclusione, mentre è inquadrato Bucci, la panchina dunque di Fabriano. Dicevamo il punteggio di 20 a 17, 9 e 21 da giocare, questo è Carmenati. Fallo, 9 minuti e 21 secondi si diceva, i giocatori tornano in campo, nessun cambio nei due quintetti, dunque Allen, Morrow, poi Pace Bennion, il numero 4 è Gattoni e poi c'è Flavio Carrera, questi sono i 5 giocatori messi in campo da Bucci, Smith, Hamilton, Raiola, Lulli e Semprini che in lunetta deve battere due tiri liberi, Renzo Semprini è entrato al posto di Mimmo Morena. Semprini realizza il primo, quindi tre punti per lui sinora, 20 a 18 il punteggio, secondo tentativo, va a bersaglio Semprini, quindi 4 punti per lui, 19 per la record cucina, 20 a 19 il punteggio, mentre Gattoni lotta con Chas Smith, su Pace Bennion c'è Lulli, eccolo Lulli, Allen, Pace Bennion, gran tiratore anche Pace Bennion, Gattoni e trova spazio, può in sottomano realizzare, quindi per Gattoni 4 punti sinora, punteggio 22 a 19, sempre 3 punti di vantaggio per la squadra di Fabriano che continua a difendersi a zona, vediamo Raiola e quindi Lulli, c'è Renzo Semprini fuori per Smith che può tirare da tre, va a bersaglio, parità dunque con la bomba di Smith, bomba e primi tre punti per Charles Smith, 8 e 16 da giocare, Pace Bennion, si fa vedere Morrow in palleggio, Raiola è su di lui, c'è il blocco di Flavio Carrera che riceve, ottimo, il suggerimento per Flavio Carrera, è bravo, felice scelta di tempo per Hamilton che evita un canestro già fatto in pratica, Pace Bennion dunque alla battuta da fondo campo a beneficio di Flavio Carrera. Si alza, tira, sbaglia il rimbalzo facile di Charles Smith,
Vediamo Smith. Oh, tentativo. Passaggio lob per. Sì, ma la peste dura dal 15. Tentativo di Hamilton, ma in contropiede. Allen va a realizzare ancora. Quindi 9 punti per Allen, 24 i punti per Fabriano, che è avanti di 2 punti. 24-22 il punteggio. Hamilton per Lulli. Finta il tiro, poi serve Raiola. Eccolo Smith. Ancora Lulli, quindi Hamilton. Smith. È lungo Hamilton, è lì sotto e può realizzare, non prova a schiacciare. Semigancio di Hamilton, 6 punti per il pivottone di colore Monroe. È bravo Monroe. Riesce a realizzare, 8 punti per lui, 26-24 il punteggio. Smith, quindi c'è ancora lui, ancora c'è Smith per Hamilton. Hamilton si alza, tira e realizza, ancora lui, 8 punti per Hamilton, che aveva febbre. Ma Lulli mi credo che abbia la febbre, Hamilton non lo so, se anche lui la zona febbre può fare grandi prestazioni oppure delle pessime prestazioni. Speriamo che il giovane pivot si esalti in questa giornata, che ne ha proprio bisogno adesso Napoli, perché sta appoggiando molto dei suoi attacchi proprio sul lungo americano. Raiola commette fallo e il secondo viene richiamato in panchina. Al suo posto entra Marcaccini e va a piazzarsi su Monroe. Intanto Gattoni riceve il pallone da Pace Manion. C'è un fallo di Marcaccini, è il quarto fallo di squadra per la formazione napoletana. Ha fischiato Pasetto. Ora invece Sardella consegna il pallone a Pace Manion per la rimessa da fondo campo. Allen vediamo, sotto per Monroe. Monroe spalle a canestro, poi Sardella fischia un fallo Smith. Esce anche Lulli, rientra Damiano Fagiano e quindi Monroe e Lunetta. Monroe primo nella classifica cannonieri, non sbaglia, è preciso dalla Lunetta Monroe, come preciso anche le tiri da tre dalla media distanza. Gran tiratore dunque Monroe, è il primo giocatore in doppia cifra, consente a Fabriano di avere sempre 2 punti di vantaggio sulla record Cucine. C'è un cambiamento di marca di difesa, è ripassato a marcamento individuale la formazione di Fabriano. C'è il fallo di Flavio Carrera su Hamilton, primo fallo di Flavio Carrera. 5:43 da giocare. Damiano Fagiano, beneficio di Smith, tocca per ultimo Damiano Fagiano e quindi Pasetto assegna la rimessa a Pace Manion, quindi Gattoni in posta. 5:35 da giocare. Gattoni, sempre in lotta con Smith, si fa vedere, riceve Allen, sul quale opera Semprini. Dalla grande distanza prova la conclusione Carrera, c'è il fallo di Hamilton. Fallo di Hamilton, primo fallo del giovane pivot di colore. E anche Napoli ha raggiunto quota 6. Falli di squadra, 6 falli di squadra per Napoli e 6 per Fabriano. Flavio Carrera in lunetta,
Abbiamo detto miglior realizzatore Morrò con 10 punti, seguito Allen con 9. Sbaglia Flavio Carrera. Secondo tentativo per l'esperto pivot. Sbaglia anche il secondo e quindi riparte Napoli con Smith. Quindi Marcaccini. Marcaccini, c'è Semprini che invoca il pallone. Su di lui c'è Allen. Ancora difesa a zona da parte di Fabriano, quindi vediamo l'attacco. Marcaccini ha un buon tiro, però sbaglia. Renzo Semprini si avvicina a canestro, subisce fallo da Flavio Carrera e andrà il lunetto Semprini. Leggiamo un po' questa difesa di Fabriano. Sì, Mimmo, mi dà l'idea che Bucci stia attuando un gioco difensivo di continui cambi da uomo a difesa zona. Fa anche una difesa zona molto adattata, sembra quasi una matchup, ossia si seguono non tutti i tagli degli avversari ma solo alcuni, e sembrerebbe una zona, ecco, per chi non è proprio esperto, classica, ma non lo è, perché comunque qualche momento qualche uomo viene seguito. Queste sono le tre difese che ha attuato fino adesso, e le varie a seconda se forse fanno canestro, se sono avanti o se sono indietro con il punteggio. Ancora lo devo capire sinceramente, perché sta veramente cercando di scombinare gli attacchi della Record Cucina. Marcaccini prende l'iniziativa. Ottimo il suggerimento per Damiano Fagiano, che sbaglia però. Bella iniziativa di Marcaccini, ora lui prova. Ha toccato per ultimo Flavio Carrera, ha provato Morrò. Errore dalla grande distanza di Morrò, riparte Napoli. Semprini scambia con Smith. Marcamento individuale, vedete? Vediamo Damiano Fagiano per Marcaccini. Ancora Smith. 7 secondi per concludere l'azione. Renzo Semprini è corto, lottano ma sono gli ospiti. Oh, bel canestro, bello scambio in velocità tra Gattoni ed Allen, conclude l'americano di colore della formazione di Fabriano, e quindi sempre 2 punti di vantaggio per la squadra che si difende. Ora c'è ancora un errore di Marcaccini e quindi Gattoni può andare di nuovo. Canestro convalidato, interferenza di Renzo Semprini, e quindi ...32-28 il punteggio. Inviteremo la regia di riprendere un po' queste belle ragazze che allietano i... Eccole. Massimo, abbiamo fatto riprendere, giusto anche per il pubblico. Onore al merito per queste ragazze che dall'inizio del campionato, diciamo, rallegrano un po' i time out, vero Massimo? Ma ci vogliono. Io sono per le cheerleaders. Sono sempre dell'idea, Mimmo, che prima o poi dovremmo farle conoscere sia pubblico televisivo. Dobbiamo fare una piccola intervista veloce, credo magari nei playoff, Mimmo, dobbiamo farlo questo, insomma. Volevo dirti una cosa, Mimmo, vedi, stanno difendendo a zona adesso in questo momento. Fabriano ha recuperato un paio di palloni e sono fuggiti in contropiede velocissimi. Sta peccando forse in questo momento la Record Cucina dai rientri veloci del contropiede. Bisogna coprire assolutamente il contropiede di Fabriano, perché Allen, Gattoni e Morrosi sono veramente mostrati fortissimi in questo fondamentale. Marcaccini, Renzo Semprini, ancora spalle a canestro, servito è Smith, gira il pallone, veloce, interviene Pesmei, Mannion, quindi Marcaccini alla battuta, a beneficio di Smith, sul quale opera
Gattoni, eccolo Smith, 8 secondi, bisogna tirare, se ne avvede Damiano Faggiano che mette a segno la tripla, sono i primi 3 punti per Damiano Faggiano. Un sol punto di vantaggio per Fabriano, 32-31, 2-34 da giocare. È entrato intanto Cavazzon. Questo è Pace Manion sul quale opera Faggiano. Vecchia. Faggiano ha lasciato un attimo di spazio a Pace Manion. È il biondo statunitense, da anni ormai in Italia, giocato anche nella Juve Caserta, ha punito Napoli con una tripla. Vediamo Marcaccini e quindi Hamilton, infrazione di passi di Marcaccini, 35-31 al punteggio, 4 punti di vantaggio per Fabriano. Rimessa da fondo campo per Pace Manion, 6 punti Gattoni, 10 Monroe, 11 Allen, 3 Benini, 2 Bonsignori e 3 Pace Manion per Napoli, 6 Raiola, 3 Smith, 3 Morena, 3 Faggiano, 2 Lulli, 8 Hamilton e 6 Semprini. Pace Manion in lotta con Faggiano, ora Cavazzon sul quale opera Marcaccini. Cavazzon, Manion. Manion ancora, è corto il tiro. Monroe è pronto sullo scanno dei cambi per rientrare. Vediamo Damiano Faggiano. Smith. Smith. Marcaccini. Ancora Smith. Smith può tirare ma non riesce a realizzare, ma c'è, è bravo Damiano Faggiano, va a conquistare un rimbalzo difficile, poi riesce con un tiraccio, diciamo, con un po' fortunoso, e c'è anche un tiro libero supplementare, quindi possibile azione da 3 punti, inquadrata la tifoseria partenopea. Ed ora Damiano Faggiano, che ha a disposizione un tiro supplementare, non lo spreca, quindi 6 punti per lui, 35-34 il punteggio, 62 secondi alla conclusione del primo tempo, inquadrato è Gattoni, ancora Gattoni, c'è il fallo di Smith, 7° fallo di squadra per la formazione napoletana, quindi non ci sono tiri, c'è una rimessa soltanto in zona di attacco affidata a Pace Manion. Ecco Manion, si fa vedere Gattoni e riceve. Manion, Monroe è inquadrato e ruba un pallone Sardella, ma l'arbitro ha rischiato passi, ma ha raccolto il pallone che già era in ginocchio, secondo me non è stata un'infrazione di passi questo, però l'interpretazione era veramente un po' soggettiva, insomma, ha valutato che era in movimento il giocatore, ecco perché è stato rischiato il passi. È un momento di recupero da parte della squadra della Record, non sta più subendo quei contropiedi che l'hanno condannata a prendersi quel 4 punti di svantaggio. C'è un Faggiano che nelle ultime azioni si è mostrato molto produttivo in attacco con 2 canestri bellissimi, uno veramente catturato di rapina, come si suol dire, sul rimbalzo offensivo, e come ha detto Mimo, da un tiraccio proprio, un semigancio ad altezza alla spera in Dio, sì, devo dire. Questi sono i famosi tiri che si tira e poi si fa il segno della croce sperando che vada dentro. La fortuna certe volte assiste anche i giocatori che hanno veramente coraggio. Bene, vediamo, 44 secondi alla conclusione,
Sempre Pacemanian la battuta. A beneficio di chi? Morro invoca il pallone, lo riceve. Sbaglia? Sì, riesce a farsi infrazione di passi. Ecco! Capita spesso. C'è una compensazione, secondo noi una compensazione. Beh, comunque bene ha fatto Pasetto. Se 33 secondi. Renzo Semprini per Marcaccini. Vediamo Damiano Fagiano, ancora lui. C'è un fallo a 20 secondi dalla conclusione, un fallo dice Pasetto. È del numero 7 Allen, dovrebbe essere. Sì, il fallo è di Allen. Dovrebbe essere il secondo fallo, anzi il secondo fallo di Allen. 20 secondi alla conclusione. Abbiamo detto, abbiamo solo accennato alla 250esima partita in Serie A di Gianluca Lulli. Sì, Lulli sta facendo una carriera molto bella, è un giocatore generosissimo, dalla sua, direi, un carattere giusto, un po' il Pittis, se vogliamo dire, che uno che non molla mai, sappiamo che ha la febbre ed è in campo, ha un atteggiamento alla difesa costante e raramente lo vediamo distratto in questo fondamentale. La difesa direi che è il suo forte, è un ottimo secondo o terzo rimbalzista della squadra e credo che il coronamento, insomma, della sua carriera sia stato proprio quello di essere stato confermato quest'anno su uno smantellamento piuttosto generale della squadra, quindi vuol dire che proprio il capitano è stato, c'è la società veramente in fiducia nel suo capitano. Allora, Hamilton in lunetta, due tiri a disposizione, c'è un punto di ritardo che non riesce a colmare Hamilton, non riesce a neutralizzare Hamilton, ci riprova e ora riesce, quindi parità 35-35, Hamilton ha raggiunto quota 9. C'è il fallo di Hamilton, ci sembra proprio, due tiri liberi, il secondo fallo di Hamilton, proprio c'ha qualcosa da dire a Sardella Hamilton. Comunque Gattoni è in lunetta mentre Benini è sullo scanno dei cambi. Gattoni sbaglia, Gattoni, punteggio di perfetta parità, l'abbiamo detto, 35-35, ancora Gattoni, per lui 7 punti, diciassette, vediamo, quindi Chasmet. Smith prova la conclusione, sbaglia, ma Hamilton, avete visto, salta più di tutti e va a realizzare 11 punti per Hamilton. Carrera, infrazione di passi non rilevata dagli arbitri, l'abbiamo vista noi, ha ragione stavolta Fagiano, ha ragione, hanno ragione, e c'è un Pasetto, stavolta ha sbagliato Pasetto, da... L'abbiamo vista noi, era così evidente, erano a poca distanza dall'azione. Vabbè, questa volta difficilmente noi siamo certi di un errore arbitrale, stavolta effettivamente ci siamo resi conto del mancato intervento degli arbitri. Raiola 6 punti, 3 punti Smith, 3 Morena, 6 Fagiano, 2 Lulli, 11 Hamilton, 6 Semprini. Gattoni 7 punti, 10 punti Morrò, 11 Allen, 3 Benini, 2 Bonsignori e 3 Mannion. Risultato del primo tempo dunque 38 il Fabriano, 37 Napoli. Grazie per l'attenzione, a risentirci per il secondo tempo. Bella.
hanno fischiato a conclusione del primo tempo alla panchina, cioè a Carmenati. Monroe ha raggiunto quota 11, così come Allen. Intanto comincia il secondo tempo, Hamilton contro Allen. In campo per Fabriano, oltre ad Allen, alza il pallone Pasetto. Hamilton e Allen alla meglio, il lungo americano. Allora vediamo questo primo attacco della formazione napoletana. C'è una sottomano, una iniziativa di Damiano Faggiano, vincente, 8 punti e parità, 39-39. Gattoni, Monroe, Allen, Bonsignori e Benini, il quintetto che schiera Bucci. Ecco Monroe, prova dalla grande distanza e da par suo mette a segno una bomba, 14 punti per lui, 42-39 il punteggio. Raiola, Renzo Semprini, Damiano Faggiano, Hamilton e Smith, i 5 giocatori che è in campo invece. Ancora, stavolta sbaglia, ma Hamilton non riesce a conquistare il rimbalzo, lo conquista invece Bonsignori. Eccolo Bonsignore a scambiare con Gattoni. Renzo Semprini è su Allen. Eccolo Allen. Riesce a realizzare Allen. 13 punti per lui, aumenta a 5 punti il vantaggio di Fabriano. 44-39, 18-25 da giocare. Fa vedere, riceve Semprini. Hamilton invoca il pallone, lo riceve in questo momento Hamilton, si gira, poi si aiuta col tabellone. 13 punti, bisognerebbe dare qualche pallone in più sotto ad Hamilton. Massimo Antonelli, intanto Allen tira dalla grande distanza e mette a segno un'altra bomba. 47-41, 6 punti di vantaggio ora per la formazione ospite. 17-53, Raiola sotto mano, ma c'è stata la stoppata di Bonsignori, quindi sfuma quest'altra azione offensiva per la squadra di casa. E Gattoni imposta l'azione offensiva in lotta con Smith che ancora non abbiamo visto in fase di realizzazione. Gattoni comunque due volte è riuscito a sfuggire alla sua guardia. Questo è Bonsignori sotto mano, contropiede, è costretto a fermarsi Charles Smith. Renzo Semprini per Raiola, da due la conclusione e c'è lotta. Hamilton, qualche pallone in più per Hamilton. Eh sì, Mimmo sta facendo una grossissima partita, già ha preso 10 rimbalzi, forse 11 con quel 9 nel primo tempo e 2 nel secondo tempo. Fallo. 15 punti a 6 su 7 da 2. È un giocatore che quando lo prende la palla è veramente molto pericoloso, sia all'interno dell'area dei 3 secondi, sia anche all'esterno, perché ha un'ottima penetrazione, soprattutto sulla sinistra. È un giocatore difficile da mantenere, quindi un consiglio a tutti i ragazzi, a tutti i giocatori del record, servire di più Venson Hamilton. E invece Renzo Semprini prova la conclusione, corto il tiro, il rimbalzo favorisce Fabriano e ora c'è quest'altra realizzazione, ancora una tripla, stavolta di Benini, 6 punti per Benini e aumenta il vantaggio di Fabriano a 9 punti, 50-41, esce Semprini, entra Mimmo Morena, c'è un fallo in difesa di Napoli, il canestro comunque era valido e c'è la rimessa da fondo campo
per... Poi c'è ancora, è una... quattro bombe di seguito, una mitragliata proprio Allen, 19 punti per Allen, 53-41, 12 punti c'è questo break di Fabriano, ripetiamo 12 punti. Ha toccato un giocatore di Fabriano e quindi la rimessa è dalla record Cucine. Vediamo Raiola e quindi Smith che potrebbe tirare finalmente. Va a bersaglio, è da tre la bomba di Smith. La seconda bomba, sei punti, pochi, veramente pochi per un giocatore come Chas Smith. Comunque 53-44. Allen. Il fallo di Mimmo Morena, 53-44, quindi 9 punti di vantaggio per Fabriano, 15-51 da giocare alla battuta Benini a beneficio di Gattoni, che imposta, chiama lo schema. Su Benini c'è Damiano Faggiano, Allen. È bravo Smith a soffiargli il pallone, ancora da tre, sbagliato, c'è Hamilton, era riuscito a conquistare il rimbalzo, ma c'è un fallo del numero 11 Bonsignori, terzo fallo di Bonsignori, soltanto una rimessa. Lotta, vedete come lotta Faggiano, scelta di tempo, lui che ha qualche centimetro in meno dei lunghi. Ospite è riuscito con una scelta di tempo, dicevamo, a conquistare l'imbalzo e a realizzare. 53-46, meno 7 per Napoli. C'è Morro che invoca il pallone, lo riceve in lotta con Raiola, e ancora Damiano Faggiano che con la sua irruenza costringe all'errore Benini, e quindi azione offensiva ancora della record Cucine. Smith e quindi Raiola, 14-50 da giocare. Smith e quindi Mimmo Morena, gira veloce per linea esterna, l'attacco alla zona, e si aiuta col tabellone e realizza Smith finalmente. Si è svegliato il folletto nero della formazione napoletana. Allora Massimo, a proposito di Charles Smith, Mimmo, forse in attacco ancora non ha dato il solito contributo, però io lo vedo molto determinato in difesa, sta difendendo benissimo su Gattoni, che non è un giocatore da sottovalutare in attacco. Molto probabilmente speriamo che lui entri ancora di più determinato nelle conclusioni offensive, perché la squadra ha bisogno delle sue invenzioni, ne ha tante, soprattutto contro questa zona che stiamo facendo fatica ad attaccarla. Solo all'inizio del secondo tempo stiamo facendo canestro anche un po' da fuori, c'è stata qualche bomba, soprattutto loro ne stanno facendo tante. Quindi molto probabilmente è proprio Charles Smith che potrebbe dare quella scintilla, quelle penetrazioni con lo scarico, con gli scarichi vincenti, per battere questa zona che ci sta dando molto problemi alla record. Allora Gattoni, 14-32 da giocare, 53 chi attacca, 48 chi difende, Benini e quindi Morro. Ruba un pallone Hamilton, è bellissima questa azione, avete visto? Applausi, pubblico in piedi per questa azione conclusa da Mimmo Morena. Bravo Smith, si sveglia lui, la squadra gira come vuole Carmenati. Quindi Allen, 53-50, Allen, Gattoni. Ancora Allen sbaglia il taglio fuori di Hamilton e poi Smith
quindi Hamilton, c'è un passaggio lob sbagliato. Passaggio lob sbagliato, dicevamo, di Hamilton per Mimmo Morena. Sono peccati di gioventù, Massimo. Ma io non so perché, ha una bellissima mano, lui era completamente libero sulla lunetta, non aveva l'uomo addosso, la prima cosa da pensare è tirare, se è una posizione talmente favorevole, una mano dolce come la sua, e, non so perché non castiga, evidentemente ancora non ha la mentalità di essere il vero match winner. È un peccato di gioventù anche questo, di cercare di servire gli altri in un momento in cui magari lui invece potrebbe essere vero protagonista anche in attacco per la record cucina. Allora Allen, Morrow. Morrow, anche se ha disturbato, realizza. Come tira, va. Fa sempre canestro Morrow. Eccolo Smith, 55-50. Prova la conclusione, eccolo, ce l'ha, 10 punti per Chas Smith e Napoli a meno 3, 12:59 da giocare. Gattoni, si è ravvivata nel secondo tempo la partita. Gattoni, ancora c'è il taglio di Peace Manion sul quale sta operando Damiano Faggiano. Gattoni, prova dalla media, va a bersaglio Gattoni. Per non c'è nessuno a rimbalzo, sbaglia Raiola, commette fallo su Allen. Per Raiola tre falli, questo dovrebbe essere il terzo fallo. Viene avvicendato Raiola, rientra Gianluca Lulli, quindi terzo fallo per Raiola. 12:32 da giocare, 5 punti di vantaggio per la squadra che ora è in attacco. Allen è bravo Smith, ancora si arrabbia tantissimo Bucci, quindi 12 punti per Chas Smith, 57-54. Allen a cercare Morrow, c'è uno sfondamento di Morrow, dice Basetto, è il primo fallo del cannoniere di colore di Fabriano. Napoli ora in attacco con Gianluca Lulli. Morena si fa vedere, riceve, c'è Hamilton, purtroppo il pallone tocca il ferro e quindi non è alla portata più di Hamilton, e quindi riparte Fabriano con Gattoni. Peace Manion, Allen, grande prova di Allen anche stasera. Morrow, uno contro uno con Lulli, lo lascia saltare, poi tira, sbaglia. È Morena che calpesta la linea, che la linea di fondo, e quindi la rimessa è affidata a Peace Manion. Beneficio di Morrow, vediamo. No, di Allen, eccolo Morrow, infrazione di passi, bravo Morena, buona la difesa, e c'è Cavazzon pronto ad entrare sul parquet. Giocati 9 minuti del secondo tempo, 57-54 il punteggio a favore di Fabriano. Mimmo Morena e poi Lulli per Damiano Faggiano, che non sbaglia, buono il gioco a due, ottimo l'assist di Lulli, un invito per Faggiano. 10:40 da giocare, anche Flavio Carrera. Peace Manion, poi Allen,
c'è un fallo. Fallo di chi, vediamo? Il fallo di Lulli. Lulli, primo fallo. Primo fallo di Lulli. Morrò e Bonsignori vengono avvicendati da Cavazzon e da Flavio Carrera. E c'è Allen in lunetta, 19 punti, miglior realizzatore, questo è il ventesimo. Più due per Fabriano. Non sbaglia. Allen. Di nuovo 3 punti di vantaggio dunque per Fabriano. C'è Smith che lotta con Gattoni. Riceve Mimmo Morena. E poi Lulli. C'è Carrera su Hamilton. Mimmo Morena invoca il pallone. Lulli fuori per un tiro da tre che non va, ma c'è sempre la manina di Hamilton. Flavio Carrera tocca il per ultimo il pallone, la rimessa è per Napoli che sta giocando con grande ardore, con grande determinazione. Damiano Fagiano tenta la conclusione, Smith, sbagliato il tiro, Cavazzon sotto per Allen, ancora Cavazzon, poi azione ragionata dice Gattoni, attenzione, chiama lo schema, inquadrato Carmenati, Gattoni per Allen, punto di riferimento, stavolta sbaglia, Lulli, quindi Smith. Lulli e Smith ancora. One, dice schema numero uno. Smith prova la conclusione da tre, c'è Allen che conquista il rimbalzo. Gattoni con tutta calma imposta l'azione offensiva. Gattoni e quindi Cavazzon. Gattoni da tre, sbagliato il tiro. Mimmo Morena. Hamilton prende posizione, Carrera è su di lui. Londero è pronto ad entrare. Prova da fuori. Eccolo, eccolo, dare più palloni ad Hamilton, dare più palloni ad Hamilton. Vabbè, abbiamo detto, ci permettiamo di suggerire. No, ma è molto evidente, devo dire che i ragazzi ogni tanto anche lo servono, però lui non si prende tutto ciò che può, che il gioco gli dà, che la natura gli offre. Veramente è un giocatore che ha delle potenzialità spaventose. Gioca, a mio avviso, al 60-70% delle sue potenzialità, cioè non abbiamo mai visto. Ah, grande canestro da tre di Mannion nel secondo tempo, se non mi sbaglio, già fatto 6 bombe Fabriano. Deve difendere più forte sugli esterni questo, a questo punto la Record Cucino, si vuole portare a casa questa partita. Fallo di Cavazzon, dice Sardella. E quindi rimessa, c'è un doppio cambio, escono Gattoni e Cavazzon, rientra Morrò ed entra Londero. Lulli, vediamo l'attacco della Record Cucine. Fallo di Carrera e per Carrera terzo fallo di Flavio Carrera e Damiano Fargiano e lunetta.
due tiri a disposizione, 7-15 da giocare, 62-58 il punteggio, sempre avanti Fabriano. Sbaglia il tiro libero Damiano Faggiano, Benini è sullo scanno dei cambi. Per Faggiano 13 punti, 12 ne ha messo a segno Smith, 6 Raiola, 15 Hamilton e 6 Semprini. Per Fabriano 7 punti Gattoni, 16 Monroe, 21 Allen, 6 Benini, 2 Monsignori e 6 Pace Mannion. E bravo Hamilton! Il fallo di Pace Mannion. Mannion tra i più attivi, come vediamo. Damiano Faggiano, ancora lui in lunetta, due tiri a disposizione, esce Allen un po'. Grande prova di Allen. Sì, in questo momento devo dire già è stato subito importante, è entrato in partita, non ha aspettato un secondo. Canestri importantissimi perché hanno riportato proprio a ridosso degli avversari. Mi ricordo quando è entrato Faggiano la squadra non stava, era veramente sotto di diversi punti. Rimbalzi in attacco, quelle palle recuperate. È un giocatore molto furbo che sa farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Ulteriori 2 su 2 per Faggiano, ha già realizzato 15 punti, veramente una partita eccezionale per il giocatore della Record. Londero e quindi Monroe per Pace Mannion, gran tiratore Pace Mannion. Flavio Carrera, Lulli soffia il pallone, ecco contropiede e c'è l'errore, però è ancora lui Damiano Faggiano, è ancora lui, ha una scelta di tempo eccezionale, soffiato il pallone che ormai era stato agguantato da Flavio Carrera. Vediamo fallo di Smith. C'è un time out chiesto da Carmenati a 6 minuti e 4 secondi. Allora diamo un po' il tabellino, il parziale. A 6 minuti dalla conclusione, 6 punti Pace Mannion, 2 Bonsignori, 6 Benini, 21 Allen, 16 Monroe e 7 Gattoni. Semprini 6 punti, 15 Hamilton, 15 Faggiano, 5 Morena, 12 Smith e 6 Raiola. Dunque è quadrata la panchina della Record Cucina. Vediamo Carmenati che dà suggerimenti. Non c'è nessun cambiamento nelle file nella quintetto di Fabriano. Pace Mannion, Flavio Carrera, poi Monroe, poi Londero e poi c'è Benini. Smith, Hamilton, Lulli, Mimmo Morena e Damiano Faggiano, i 5 giocatori che è in campo. Carmenati, Londero, cabina di regia, a cercare Monroe. Quindi Pace Mannion, poi Monroe, Pace Mannion, 8 secondi, 7 secondi, 5, parte il tiro di Pace Mannion, però è Mimmo Morena a conquistare il rimbalzo, Damiano Faggiano, quindi Lulli. Hamilton invoca sempre il pallone, Mimmo Morena in lotta con Benini. Eccolo Hamilton. Lulli si alza, tira, buona posizione. C'è un fallo ancora. Questo fallo è di Londero, dovrebbe essere. Su
fallo commesso su, il quarto fallo di Flavio Carrera. Allen già sullo scanno dei cambi. Napoli deve recuperare un punto. Vediamo questa azione offensiva per la formazione partenopea. Mimmo Morena, e quindi prova da tre e va a bersaglio. Smith, 15 punti per Charles Smith, 64-62. 62 chi attacca, 64 chi difende. Vediamo Londero e quindi Pace Mannion, poi Monroe, servito è Benini che prova la conclusione. C'è un fallo di Mimmo Morena, tre tiri liberi dunque. Rientra Gattoni. Hai seguito, Massimo? Hai seguito questa azione? Eh sì, c'è stato un fallo di Morena sul tiro da tre punti di Benini. Morena non si trova d'accordo sulla decisione dell'arbitro. Credo di non aver fatto il fallo, io da qui sinceramente non l'ho visto. Questo giocatore Benini viene dal vivaio di Castellano, io lo conosco da molto tempo, un ragazzo del 78, l'ho visto già un 7-8 anni fa. E questa è la scuola di Castellano, tirare. Castellano ha un bellissimo vivaio a Roma, lui è un fautore, un cultore del tiro da fuori. Castellano, come era lui d'altronde in carriera, un grandissimo giocatore, così ha abituato tutti i suoi giocatori a prendere decisioni libero anche da 6-7 metri a cresto, tirare. Allora parità 64-64, da giocare 4 minuti e 21 secondi. Mimmo Morena per Hamilton e quindi Lulli. C'è Allen che opera d'anticipo su Mimmo Morena. Damiano Fargiano, la battuta. Lulli, c'è canestro di Lulli, ha chiesto il pallone a Damiano Fargiano e Damiano Fargiano lo ha invitato a realizzare. Più due dunque per Napoli. Allen, Monroe e quindi Gattoni. Allen, c'è un fallo di Lulli, dice Pasetto. Fallo di Lulli, dice Pasetto. Due tiri liberi. Entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus dei 7 falli. E quindi Lunetta, c'è uno specialista dei tiri dalla lunetta, cioè dei tiri liberi appunto. Mentre Bucci fa preparare di nuovo Pace Mannion. Non sbaglia. Monroe, 17 punti per lui, quindi ancora parità 66-66, 3-36 ancora da giocare. Smith e quindi Mimmo Morena. Hamilton, c'è il fallo di Benini. Allora la solita azione pivot. E questo oggi si è visto un po' di meno, Mimmo, però è un'azione classica degli attacchi di Napoli. Si passa una palla ai pivot, un pivot gioca molto in alto, lontano dal canestro, l'altro pivot invece gioca vicino al canestro che taglia verso il compagno ricevendo nel centro dell'area. E questa è stata l'azione che è stata un po' una chiave importante di tanti canestri, di tanti risultati per Napoli. Questo duo, sia Mimmo Morena che Hamilton e anche Semprini, si è inserito, sono stati ottimi passaggi tra di loro e hanno determinato anche parecchi assist. 67-66, 3-18 da giocare. Allen per Gattoni. Pace Mannion, quindi Allen a cercare Monroe.
Lulli tenta di contrastarlo, ma bravo Bonsignori nell'occasione. Non ha riuscito il tagliafuori a Hamilton. È stato bravo Bonsignori e quindi ha conquistato un pallone. Monroe. Allen invoca il, lo riceve, spalle a canestro, fuori per Gattoni. Quinto fallo di Mimmo Morena, quindi quinto fallo, entra Renzo Semprini al suo posto, un punto di vantaggio per Napoli, quindi Gattoni ha l'opportunità di riportare ora in parità con questo tiro libero, poi addirittura può portare in vantaggio la propria formazione. Sbaglia però il primo tiro, sbaglia Gattoni, ma il secondo tiro a disposizione lo trasforma e quindi parità, ancora parità, partita in grande equilibrio, bella gara tutto sommato. Quindi Damiano Faggiano, Renzo Semprini e quindi Lulli. C'è Smith che invoca la sfera. Damiano Faggiano inventa un altro canestro. 17 punti per Damiano Faggiano. 1.59 da giocare. Faggiano su Mannion. Charles Smith su Gattoni. Semprini è passato a marcare Allen che invoca ora la sfera. Eccolo Allen. Allen per Gattoni. 4 secondi Bonsignori. Pace Mannion che si alza, tira. Stavolta sbaglia Mannion. Ma c'è un timeout chiesto da Bucci. Con il punteggio di 69 Napoli, 67 Fabriano. 90 secondi ancora da giocare. Massimo Antonelli. In questi momenti si vedono i giocatori, ecco, che sono un po' più freddi. Ho visto Bonsignori ricevere il pallone nel centro dell'area. Mi sembrava anche abbastanza libero, non ha tirato. Ecco, questi sono un po' i momenti un po' topici dove anche un buon giocatore non riesce a avere quella lucidità tale per scegliere, per fare la scelta migliore. Una grande difesa di Napoli comunque c'è stata, che ha proprio costretto gli avversari a fare un tiro della disperazione con due secondi proprio dal termine dei 30 secondi disponibili per l'azione. Un tiro, un tiraccio proprio partito da Mannion quasi da metà campo e che naturalmente non è potuto fare canestro. Questa è una grande opportunità adesso, 1:30 per la squadra di Napoli per gestire questa azione, possibilmente andare proprio a un'azione sicura mantenendo naturalmente il possesso di palla molto prolungato, possibilmente intorno ai 30 secondi. Vediamo Damiano Faggiano per Smith. Eccolo Smith. Eccolo Smith. 17 punti per il folletto nero della Record Cucina. Gattoni, 71-64, 67 secondi da giocare. Monroe, Lulli e su di lui Pace Mannion, Gattoni non riesce a realizzare rovesciata. Gattoni, e quindi bisogna ora Charles, bisogna congelare il pallone, e quindi Gattoni tenta in tutti i modi, c'è un raddoppio di marcamento e c'è il fallo di Gattoni su Smith. Quindi mancano 32 secondi alla conclusione, c'è Benini che va a sostituire Bonsignori.
quindi Charles Smith è in lunetta, due tiri a disposizione. Pasetto gli consegna il pallone, quindi Smith sbaglia e non avrebbe dovuto, di solito non sbaglia. Un doppio errore di Smith nei tiri liberi, 29 secondi, 71-64 Monroe, sbaglia. C'è un... sta accadendo di tutto, Massimo. Peccato, c'è stata una buonissima azione a favore di Napoli, che c'era stato un tiraccio di Monroe affrettatissimo da tre, un rimbalzo anche troppo facile per gli uomini di Napoli, sfuggito dalle mani di Hamilton. Troppa irruenza, Hamilton è un grandissimo rimbalzista, bisogna ricordarlo, è il numero uno del campionato di A2. Viaggia alla media intorno a 13 rimbalzi a partita, intorno a lui ha fatto sempre il largo, anche oggi credo si sia dimostrato tale, credo che sia quota 15-16 a questo punto, e anche grazie ai suoi rimbalzi che Napoli è avanti. Quando si perde palla su un gioco di irruenza, di grande gesto difensivo, ecco, da parte mia sicuramente non c'è disapprovazione, fa parte del gioco che una palla possa sfuggire, meglio andare in tre alla ricerca della cattura di quel pallone che nessuno. È nella mentalità giusta difensiva adesso Napoli, io credo che potrà gestire questo vantaggio di 4 punti. Allora Pace Mannion alla battuta, sarà servito Monroe, vediamo, oppure Gattoni, vediamo, no, è Allen, è Pace Mannion, ora Gattoni. C'è il tiro sbagliato e c'è Hamilton, ovviamente fallo su Smith, bene così, basta uno, basta a questo punto trasformare un tiro libero a 12 secondi dalla conclusione. Comunque è stata, Massimo Antonelli, una bella gara. Fabriano è ben messa in campo, ovviamente non lo scopriamo noi, certo, a Bucci, e poi già giocatori di gran talento, di grande classe. È una squadra che sinceramente non mi piacerebbe allenare, proprio perché ci sono moltissimi elementi molto forti, 2-2 da parte di Smith a 12 secondi e 47 centesimi alla fine dell'incontro. Non è facile da gestire una squadra del genere, ecco, solo una personalità forte come Bucci poteva provarci. Io preferisco le squadre corte, tiro di Allen, ultimo tiro di Mannion fuori, vittoria di Napoli 67-73.